Ecco, passata mezz'oretta, riprendiamo i nostri stampi che abbiamo messo in frigo. Prendiamo anche il vassoio che abbiamo messo in frigo. L'abbiamo messo in frigo così rimane fresco e quando tiriamo fuori i cioccolatini non rischiano di sciogliersi a contatto con un piatto caldo, per esempio. E quindi proprio come con tutti gli stampi di silicone, semplicemente li rovesciamo tutti quanti. Li disponiamo sul vassoio. Sono proprio dei mini budini al pistacchio che faranno impazzire tutti quanti. E adesso torniamo a mettere il vassoio in frigo. Così in questo modo il cioccolatino tornerà a temperatura sopra lo zero e fra un paio d'ore lo potete tirare fuori dal frigo in modo che si stabilizzi a temperatura ambiente. Non lasciateli subito a temperatura ambiente perché sennò lo shock provocato dal freddo gelido al caldo rischia di scioglierli. Quindi fate un passaggio graduale dal frigo e poi a temperatura ambiente. Bene, è passata un'altra mezz'oretta e adesso possiamo tirare fuori anche gli altri cioccolatini, quelli bicolore. Ritiriamo fuori il nostro vassoio con quelli già al pistacchio che si stanno ritemprando. E facciamo uscire anche quelli al cioccolato fondente e nocciola. Uno alla volta li spingiamo fuori dallo stampo. Eccoli qua, guardate che carini. Vi piacciono questi cuoricini? Guardate, perfettamente a metà. Ma scommetto che vi piaceranno di più quando li avrete assaggiati. Voglio poi sapere cosa ne pensate, se vi sono piaciuti e se sono piaciuti ai vostri amici e parenti che sicuramente ve li avranno fregati tutti. Li disponiamo per bene sul vassoio e tiriamo fuori anche gli altri. Potete fare anche una scatolina regalo o metterli su un piatto. Oppure prendere un vassoio, metterli sopra con dei pirottini e incelofanarli tutto quanto. Alla fine di tutto ricordatevi una cosa fondamentale. Il cioccolato rende felice e la felicità non ingrassa. E voilà, guardate che capolavori di cioccolatini. Piacciono? Voglio assolutamente sapere cosa ne pensate. Lasciatemi i vostri commenti. E adesso vi dico la ricetta completa. Ciao ciao! Ed ecco qua i nostri cioccolatini. Vi piacciono? Cioccolato bianco e pistacchio, sono quelli verdi. Cioccolato fondente e cioccolato bianco, entrambi con la nocciola, per un cioccolatino bicolore. Voglio sapere cosa ne pensate, lasciatemi i vostri commenti. Ricordatevi comunque di rimetterli in frigo appena li tirate fuori dallo stampo. Lasciateli in frigo per un paio d'ore e poi li potete rimettere a temperatura ambiente, dove dovranno rimanere finché non saranno mangiati. Poi li potete anche confezionare per fare un simpatico regalo. E ricordatevi, la cioccolata rende felici e la felicità non ingrassa. Ecco una simpatica idea per una golosissima scatolina regalo. Che ne dite? I nostri fantastici cioccolatini al pistacchio e alla nocciola stanno proprio bene in scatolati così.